Houston, this is Luca on Columbus, and I'm ready for the event. ESA, this is Mission Control Houston. Please call station for a voice check. Station, this is ESA at Parazukiji. How do you read me? I read you loud and clear. Welcome on board the station. I give now the word to ESA Director of Human Spaceflight and Operations, Thomas Reiter. Good afternoon, Luca. It's great to see you. Good to see you in good health. And I have to say, after this remarkable EVA with some small hurdles, I'm very happy to see you there in good health and being with us. First of all, congratulations to the work that you have done so far. We are following that very, very closely. As you can imagine, ISS is visible to all of us here in Europe, and of course we are following all the work that you are doing and will be doing in the next weeks and months. Of course, we keep our fingers crossed that there will be a repetition of this EVA. We had this morning a meeting with our colleagues from ASI, from the Italian Air Force, to inform them a little bit what has actually happened, what you are doing in the meantime. And so everybody is well aware, and we are very proud of you. You did a great job in this critical situation. Now, having said that, Luca, I would like to hand over to Enrico Sarchese, president of ASI. It's great to see you in such good spirit, and once again, let's stay in touch. I hand over now. Ciao Luca, lieto di rivederti in ottime condizioni anche da parte nostra. Ho perso la tua voce. Nessun problema fisico permanente, fortunatamente. Sono sempre contentissimo di essere qui e di poter fare il mio lavoro. Beh, ci volevo dare un po' di thriller della situazione. Visto che ti vediamo sempre sorridente, forse un po' di problemi potevano dare un po' di thrilling e far sembrare tutto non così tranquillo. In situazioni come queste ci ricordiamo che lo spazio è ancora un territorio di frontiera. And station, this is Houston ACR. We're having some dropouts on that mic. Can you please use the Space to Ground 2 P mic? How do you hear me now? Loud and clear, sir. Thank you. Stavo dicendo che a volte un evento come quello di questa settimana, durante la MIVA, ci ricorda che lo spazio è un territorio di frontiera con dei rischi, con dei pericoli, e che grazie al lavoro di centinaia di persone a terra che noi possiamo svolgere il nostro lavoro con dei margini di sicurezza molto ampi, anche quando succedono eventi inattesi come quello durante la MIVA. Perfetto, allora io ti passo il microfono al Presidente del Consiglio dei Ministri, Enrico Letta, che ti vuole dare i suoi personali auguri. Buona giornata. Luca, buongiorno. Non so se buongiorno, buonasera, buonanotte. Che cos'è? È buongiorno e buonasera o buonanotte da lei lassù? In questo momento è giorno, sia da un punto di vista dell'orario a bordo della stazione. Noi utilizziamo il Greenwich Mean Time, quindi siamo solo 2 ore indietro, ma è anche giorno fuori dalla stazione. Siamo nel mezzo dell'Atlantico in direzione dell'Africa e il sole splende attorno a noi. Io volevo dirle quanto siamo orgogliosi di lei, del lavoro che lei sta facendo, di vedere quella bandiera dietro di lei. Per noi è veramente un grandissimo titolo di orgoglio nazionale.
Presidente, io vorrei ringraziarla innanzitutto di aver preso del tempo per parlare con me oggi. È per me un piacere invitarla a bordo della stazione. In realtà sono io ad essere orgoglioso dell'Italia e di un sistema che mi ha permesso di arrivare oggi sulla stazione e di fare effettuare le attività che ho fatto fino adesso. E in un momento in cui storicamente sembra che lo sport internazionale sia di parlare solo dei problemi dell'Italia, a me piace poter pensare che c'è un'Italia giovane che va avanti, continua a dare il suo meglio e che ancora è in grado di dare una buona impressione al mondo e al resto del mondo. Il messaggio che lei ci dà è bellissimo, viene dallo spazio, io spero che messaggi simili vengano anche dalla Terra, dal nostro paese, questa è la cosa più importante. E le chiedo, mi farebbe molto piacere sapere qualcosa di più su cosa vuol dire quello che lei sta facendo, sia dal punto di vista delle emozioni, delle sensazioni, come ha visto dall'alto il nostro paese innanzitutto, come ha visto dall'alto la nostra terra, il nostro mar Mediterraneo, e quali sono le sensazioni che lei ha provato uscendo fuori. Penso che sia un'esperienza indimenticabile, unica. Mi fa molto piacere sentire da lei quali sono le sensazioni che lei ha sentito. Rispondo innanzitutto alla prima domanda, com'è vedere la nostra terra dallo spazio. Una delle cose più belle è che la nostra terra è inconfondibile ed è uno dei luoghi che più attraggono l'occhio e che più facilmente sono identificabili. La forma stella dell'Italia, dello stivale, con le nostre isole bellissime, è una meraviglia da vedere nel Mediterraneo che risplende di un blu profondissimo. E vista da qua sopra, la cosa di cui mi sono reso conto è che innanzitutto non esistono veramente confini né esterni, quindi tra l'Italia e gli altri paesi, ma soprattutto non esistono confini interni. Da qui non esiste un nord, un sud, un centro. Esiste un'Italia che geograficamente è tutto un continuum. E questo è qualcosa che mi piacerebbe poter passare a chi oggi in Italia pensa ancora a divisioni che sono veramente passate. È una terra bellissima, è una terra che ancora mi fa sognare e che mi manca moltissimo da quando vivo all'estero. Per quanto riguarda le mie attività extraveicolari, oggi ho portato con me qualcosa di cui sono veramente contento di averlo avuto con me durante le ultime passeggiate. Si tratta del casco che ho utilizzato durante entrambe le passeggiate spaziali, il casco della mia tuta IMU, il casco che mi ha salvato la vita, che mi ha tenuto in vita durante la prima e mi ha salvato la vita nella seconda. Come può vedere, signor Presidente, c'è soltanto un visore molto sottile a separare l'uomo dentro la tuta dallo spazio esterno. E poter vedere l'universo, vedere il nostro mondo separato soltanto da un ostacolo così piccolo è un privilegio di cui sarò sempre molto molto grato all'Italia e agli italiani e che spero di riuscire a condividere tramite la comunicazione, tramite le mie parole, tramite i video. È veramente un privilegio di cui sono fiero dell'Italia di essere riuscita a concedermi questo privilegio. Mi dà una sensazione di che cosa vuol dire avere paura lassù dove lei? Si ha paura? È una domanda importantissima. Io rispondo sempre che solo gli stolti non hanno mai paura. Però è anche vero che noi come chi comunque fa lavori che ci espongono a certi rischi, dobbiamo imparare, siamo attrati a controllare questa paura e a utilizzare i sentimenti della paura per reagire più velocemente e per reagire meglio, quindi a convogliarli focalizzare i nostri sforzi per risolvere la situazione. Sono sicuro che da un punto di vista puramente fisico gli effetti della paura sono stati gli stessi
che sulla Terra, quindi un battito cardiaco accelerato, l'adrenalina che scorre nel sangue, ma mentre ero fuori, durante l'ultimo NBA, quindi con l'acqua che mi ricopriva gli occhi, il naso e le orecchie, senza poter più vedere né sentire, soltanto il mio istinto a guidarmi verso la camera stagna, e l'addestramento che mi portava a pensare dei piani, ecco. E in quel momento non c'è posto per la paura, c'è soltanto posto per cercare di creare un piano d'azione. Quindi io nella mia mente avevo già un'idea di cosa fare se l'acqua mi fosse arrivata alla bocca, avrei aperto una valvola di sfogo che è presente sul casco. E dopodiché, durante la depressurizzazione, nel caso in cui non fossi riuscito a eliminare del tutto l'acqua, ho pensato che avrei comunque raggiunto una certa quota, avrei comunque aperto il casco, probabilmente sarei svenuto, ma almeno non sarei annegato. Ecco, la capacità di pensare in maniera lineare anche durante momenti di grave rischio è dovuta all'addestramento, un addestramento straordinario che ho ricevuto sia dall'Agenzia Spaziale Europea che da quella italiana che da quella dalle altre agenzie internazionali. Ecco, non c'è veramente nessun merito da parte mia, è soltanto l'addestramento che ci porta ad avere queste capacità. Mi dice com'è la convivenza con i suoi colleghi lassù? Anche questa è un'ottima domanda, una bellissima domanda. Alle mie spalle può vedere un simbolo che è stato creato quest'anno negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti quest'anno si celebra la cooperazione Italia-Stati Uniti. Ecco, io con i miei colleghi credo di poter rappresentare un esempio di questa cooperazione, sia con i miei colleghi americani con i quali passo la maggior parte del tempo nel lavorare insieme. Sono ragazzi straordinari. Condividiamo la stessa passione e lo stesso obiettivo, ma devo dire anche con i colleghi russi con cui mi sono trovato benissimo sia dall'inizio, ho cercato di integrarmi nella loro cultura imparando la loro lingua, ed è una veramente, qui sulla stazione siamo i campioni mondiali della cooperazione, cinque agenzie completamente diverse fra di loro, una la nostra che raccoglie decine di paesi. E tutto funziona in armonia, è veramente un ambiente straordinario. Mi dice in una parola com'è una sua giornata? Innanzitutto le giornate, di quante ore sono lassù? Sono le stesse giornate nostre? Come funziona una giornata? La nostra giornata è un po' artificiale. Perché in realtà noi abbiamo 16 albe e 16 tramonti, quindi non possiamo seguire un ciclo naturale di alberi e tramonti, perché chiaramente sarebbe inservibile. Per cui utilizziamo una giornata di 24 ore che inizia con alle 6 del mattino GMT, quindi più o meno quando sono le 8 del mattino in Italia, e qui ci svegliamo alle 6 e iniziamo una giornata che prevede circa 8 ore e mezzo di lavoro. In realtà noi andiamo avanti fino alle 7 sera, quando poi abbiamo un debriefing finale con le varie agenzie, e durante queste 8 ore facciamo di tutto, dalla manutenzione della stazione, io oggi ho fatto manutenzione delle tute spaziali che abbiamo utilizzato per le prime due uscite, manutenzione della stazione per mantenerla in ottimo stato, sia preventiva, dopodiché facciamo molta scienza, e forse questo è uno dei momenti più importanti, perché la scienza che facciamo a bordo ha delle ripercussioni immediate sulla Terra, e poi quello che facciamo è anche esplorazione, perché noi stiamo con la scienza che facciamo oggi, con gli studi che proviamo e le sperimentazioni che facciamo, apriamo la strada per l'esplorazione del futuro. Quindi manutenzione, scienza, e poi 2 ore e mezza di attività sportiva, perché il nostro fisico degenera mentre siamo qui sulla stazione in assenza di gravità, quindi dobbiamo preservarlo facendo molta attività fisica. Quando torna, io l'aspetto qui perché avrei tante altre domande da farle. Presidente, per me sarebbe un onore enorme poterla incontrare, poter rispondere alle sue domande e a quelle degli italiani, che sono sicuro ne avrebbero tantissime. Per me, e credo che una volta rientrato inizierà una fase in cui sarà necessario dare
dopo aver ricevuto così tanto sarà importante dare attraverso la spiegazione di quello che ho fatto, di quello che fa l'Agenzia Spaziale Italiana, di quello che fanno le agenzie internazionali qui sulla stazione, e poter invitare la gente a credere nello spazio, a credere nell'Italia, l'Italia che è un luogo di eccellenza per lo spazio, per tutto quello che è lo spazio. Ricordo che in questo momento quasi il 50% della stazione è stato costruito in Italia, quindi veramente un vanto unico nel mondo, e nessun altro paese può vantare una tale capacità di costruzioni aerospaziali. Ecco, le posso chiedere di dirlo lei questa cosa qui, cioè di dirci e di dire a tutti coloro che ascolteranno queste parole che lei sta dicendo, la leadership italiana in campo spaziale è una leadership molto forte, marcata, consolidata, ed è una leadership che può dare risultati molto importanti. Ci può raccontare questa leadership che cosa vuol dire di positivo e di concreto per l'Italia, e in prospettiva cosa vuol dire investire sulla ricerca, sull'innovazione, sullo spazio, come noi abbiamo intenzione di fare? Molto, molto semplice comunicare in questo senso, signor Presidente, perché la stazione spaziale in questo momento, io sono nel modulo Columbus, il nostro laboratorio europeo, che è stato costruito in Italia. Di fronte a me è il nodo 2, che è uno dei luoghi dove passiamo la maggior parte del tempo, dove dormiamo, anche se costruito in Italia. Il nodo 3, costruito in Italia, è il centro più vivo della stazione, dove facciamo sport e dove è attaccata la cupola, costruita in Italia, la finestra, la nostra finestra sul mondo, probabilmente il luogo più bello di tutta la stazione. E ricordiamo che dall'altro lato della stazione è agganciato in questo momento la TV, l'Automated Transport Vehicle dell'Agenzia Spaziale Europea, il cui modulo personalizzato è costruito in Italia. Quindi vediamo che l'Italia ha una promessa nel futuro dell'esplorazione, che è quella di continuare nella costruzione e nell'innovazione dello spazio, una promessa che è stata raccolta altrove quando il Cygnus, che sarà la prossima nave cargo che arriverà alla fine di quest'anno, un'astronave che porterà la bandiera americana, perché è progetto americano, ma il cui modulo pressurizzato ancora una volta è stato costruito in Italia. Quindi una raccomandazione ai giovani, soprattutto, che sono il nostro futuro, di investire le loro conoscenze, i loro studi nell'ingegneria, nella ricerca, nella scienza aerospaziale, perché c'è molto spazio in questo campo. In Italia c'è un'eccellenza, e quindi in un momento in cui si parla spesso di crisi, io vorrei ricordare che il modo migliore per uscire dalla crisi è proprio concentrarsi sulla ricerca, investire nella ricerca, nel futuro, nei nostri giovani, e questo è uno dei momenti migliori per poterlo fare. Luca, lei ha detto delle parole che sono bellissime, veramente un orgoglio nazionale fortissimo, e parole che io spero possano incoraggiarci a fare meglio. Quindi veramente la ringrazio, le faccio tutto in bocca al lupo, anch'io incrociamo le dita per tutto quello che lei ha davanti e per tutto quello che dovrà fare. Noi siamo con lei, lei è veramente in questo momento il testimone del nostro paese e della nostra Europa, della nostra Unione Europea lassù. E veramente l'aspetto qui appena tornerà, so fra quattro mesi e mezzo, quando tornerà l'aspetto qui, se poi magari c'ha un posto per la prossima missione, vengo con lei. In realtà sono io ancora una volta che la ringrazio per il suo tempo, e ringrazio tutti gli italiani e l'Italia per questo privilegio ancora una volta che mi è stato concesso. Sarà veramente un piacere poterla incontrare, un piacere ancora più grosso nella prossima missione avere compagnia italiana, se ci fosse posto nella navetta che mi porterà nuovamente qui su. E fino ad allora sarà il mio compito, che sento fortissimo, quello di portare avanti la nostra bandiera, i nostri colori, facendo il meglio del mio lavoro, che è l'unica cosa che posso fare, è dare il 100% in qualsiasi momento, ed è una cosa che vorrei poter fare fino alla fine della nostra missione. Grazie ancora a lei, tenga alta la bandiera italiana e quella europea, grazie ancora di tutto.
The station, this is Houston ACR. That concludes the event. Thank you. Thank you, Prime Minister Letta, ESA, and ASI. Station, we are now resuming operational audio comms.